E siamo arrivati, così si può dire, a metà estate. Sogno estate, di... estate infinita italiana soprattutto. Caro Armando Mirra, come sta andando? A te, benissimo. Siamo veramente contenti, abbiamo fatto un percorso già importante, perché partire dall'8 di maggio, già arrivare al 24 luglio, tantissime serate. Immagina che la nostra programmazione si venne su 3 giorni settimanali, quindi venerdì, sabato e martedì, quindi tante serate sono state fatte, ma come se fossimo solamente all'inizio. Si respira un'aria energica, divertente, brillante. C'è stata una carrellata di artisti che sono venuti fino ad oggi, veramente ho difficoltà a ricordarli, tanti sono. Un altro evento So Much questa sera, John Digweed. Caro Gigi Spillante. Beh, John Digweed è uno dei DJ che a me piace particolarmente e che stimo moltissimo. La sua prima volta a Salerno, Top Star DJ Dolce Vita presenta Mr. John Digweed DJ. Così ancora con un'altra top star DJ qui al Dolce Vita questa sera, con me alla mia destra John Digweed. Hi John, how are you? Very well, thank you. Nice to meet you. Hi, yeah, it's good to meet you too. A good time for you, eh? Yeah, the club's packed, first time I'm here, so really good to soak up the energy. John, the secret of your music? I think the secret of what I do is I've always played music that I love and play from the heart, and I think if you play with passion, it shows when you DJ. C'è sempre quella domanda: cosa canti sotto la doccia? Cosa ascolta sotto la doccia? È Transition, che è la trasmissione di John Digweed, ed è veramente uno dei personaggi più eclettici e più aperto alle sperimentazioni musicali, oltre ad essere un grande professionista. Explain us your musical label. My label is called Bedrock. It's been running for 12 years, and I've just got a new album out called Structures. So that's what's happening with the label. We've got some fantastic releases, Christian Smith right through to Timo Mas. Lo stile musicale di John Digweed. Un DJ molto eclettico, devo essere sincero, fino a 2-3 anni fa non lo conoscevo. Sono stato un suo ascoltatore in quest'ultimo periodo e devo dire che è un DJ, uno dei pochi DJ che mi ha stupito. Diciamo che lui era tra i numeri 10, tra i primi 10 DJ della classifica DJ Mag. È un DJ che fa solamente festival, quindi discoteche non ne fa, e noi siamo lusingati da questa cosa. Per me veramente stasera è un grande onore ospitarlo a So Much, ospitarlo in console. È una persona di una gentilezza, di una cortesia e di uno stile musicale unico, una grande ricerca musicale. Quindi veramente John Digweed, per chi conosce il mondo del clubbing, il mondo della musica alternativa, della musica underground, della musica elettronica nel mondo, sa di chi sto parlando ed è qui alle mie spalle. È al Dolce Vita John Digweed in un sabato di luglio, e non è poco. How and when you have felt the passion for the music and why? I first really got into DJing when I was about 12 years old, but I really got the passion for it when I was about 10 years old and started really listening to it. E caro Alessandro Ciccarelli, lo stile musicale di John Digweed. Stile musicale di John Digweed, non c'è dubbio, techno, ma diciamo che non si limita solo alla techno, perché comunque sperimenta anche altre sonorità, e insieme a Carl Cox, con il quale comunque
collabora e con il quale comunque condivide tante esperienze sia musicali che nei vari club, insomma, in cui è interprete, come quest'anno ad Ibiza, come anche Mykonos, come anche a Miami all'Inter Music Conference di marzo e come anche stasera qui da noi, insomma, con lui appunto condivide esperienze musicali e diciamo anche serate, progetti come l'ultimo che è in uscita, Structures, che è un CD insomma pieno di tante novità musicali che ci fanno capire come il suo motif non sia solo quello insomma della musica techno, bensì anche spaziare verso tech house, verso progressive, forse anche un po' eccessivo, perché il personaggio tira dritto con la musica, insomma non è che si dilunga in musiche particolari, ma diciamo che tocca tante cose, perché insomma è l'esperienza musicale che poi gli fa fare i prodotti buoni che fa musicali, gli fa proporre la musica insomma che ascoltiamo con piacere, che ascolteremo anche tra poco stasera con piacere. John David and Cinema World, which union? I've done some music for Spider-Man the animated series with my studio partner Nick Muir. We also had a track on Trainspotting, the movie, and we also scored the music for a film called Star Arabian Man. John Dewitt, che Ibiza spadroneggia, è uno dei primi al mondo, la prima volta sicuramente a Salerno, ma in Campania, è un nome di altissimo profilo, quindi siamo contentissimi di averlo portato qui a Salerno. Tell me whatever you want about Dolce Vita and Italian nightlife. I mean, the Italians love the party, and you can tell here everyone's up for a really good time, so really looking forward to tonight's show. Dolce Vita presenta Bacardi Mojito Night! E adesso vediamo cosa sta per succedere in terrazza Martini. Impazzisci più che mai, esplodi terrazza! Ma quale divertimento si sta scaturendo qui in terrazza Martini? È qualcosa di strepitoso, mi trovi felice, mi trovi contento, perché il clima che si respira qui in terrazza è davvero qualcosa di magico, è l'energia che sprigionano loro. Noi ci mettiamo la musica, io cerco di metterci oltre la voce e il cuore, e forse questo è quello che dà qualche emozione in più. Ho scelto terrazza Martini perché è il posto più bello, più divertente. Passionale, sì. La nostra programmazione certamente non si ferma qua, perché abbiamo grossi progetti fino ad ottobre, e già sabato prossimo c'è il live time con Radio Ibiza, proprio a suggello di questo gemellaggio che viene da più di un anno con loro, ragazzi bravissimi professionisti, grosso network, li ospiteremo qui sabato prossimo. E poi inizia il mese di agosto, che ci vedrà protagonisti con tantissimi contatture, che questo marchio itinerante Dolce Vita che va un po' in giro per l'Italia, e avremo varie tappe tra cui Sardegna, Formentera, a Palinuro avremo un grosso contatture il 12 di agosto, saremo alla Grotta, location nostra gemellata, ogni Pasqua siamo sempre lì, e per l'occasione del 12 di agosto saremo a Palinuro con un grosso contatture targato Dolce Vita, con un ospite di eccezione, oltre al nostro staff Dolce Vita, un ospite di eccezione la prima volta a Palinuro, che è Ralph, di Gerald, zio Ralph. E poi parte la programmazione venerdì, sabato e martedì del Dolce Vita, che porterà qui tra i tanti il più importante in assoluto, il guru, la data importante per eccellenza, dove noi prepariamo per l'occasione un vero e proprio festival, perché costruiremo un palco proprio in spiaggia. Che bello. Un festival, abbiamo nominato il primo festival So Much, dove tra i vari ospiti ci sarà Eric Morillo, quindi per la prima volta qui a Salerno un nome di profilo internazionale, siamo veramente orgogliosi. Perfetto, cari amici telespettatori, il general manager ha saputo descrivere come sarà l'estate ancora 2010 al Dolce Vita. Estate lunghissima, grazie a tutti. Ciao. Do you like Dolce Vita? Yes, very much, yes. Send the regards to all DJ from Italy. Yes, thank you to everyone in Italy. E John David è qui. Ciao a tutti, Dolce Vita, sei in Italian. Ciao a tutti. Ciao a tutti, Dolce Vita. John David, ciao.